Quattro tipi di identità che potranno essere ritrovabili su quattro strumenti di identificazione diversi, che vanno dal tesserino del lavoro, la carta d'identità, ai social network invece che girano in rete, per cui MySpace, Facebook. E a seconda di queste quattro identità abbiamo deciso di allestire quattro stanze, in maniera tale che lo spettatore riuscisse ad ambientarsi tranquillamente in ogni stanza. Ovviamente si può interagire con qualsiasi oggetto che è presente, ci sono di qua. Però questo fatto di avere delle identità diverse, delle rappresentazioni di identità diverse, in qualche modo serve a confrontarsi con la propria e vedere quanto sia diverso, se avete seguito la conferenza. Però, quanto sia diverso e quanto sia vicino tra le persone che abbiamo, quanto c'è di vicino e di lontano tra le persone che girano nella nostra vita quotidianamente, e quanto la nostra identità effettivamente è plasmata e si modifica in continuazione da tutti questi aspetti. E questo discorso qua è collegato direttamente a Cubisotto, che accendendosi in maniera casuale a seconda di quale pulsante si sceglie, si illuminano degli elementi che connotano l'identità di ognuno di noi. Poi ognuno se la, cioè la religione, il sesso, comunque c'è, poi ognuno la personalizza e le fa quel che vuole. Ma le camere sono di persone di età differenti? Sì, certo, questa è la stanza di un quarantenne, poi c'è la stanza di un vecchino, di un vecchino, la stanza di una ragazza di 18 anni e un trentenne. Questa è la stanza di Luigi, che è forse è la stanza che l'abbiamo tenuta in fondo perché è più difficile da interpretare, però è quella che meglio rappresenta l'idea di identità e di identità nascoste. Luigi di giorno fa il ragioniere, di notte va a ballare e si traveste da donna. A un certo punto, stanco nella piattezza della sua vita, un letto singolo, una brandina, una pistola, una bacchetta appesa, decide di mollare la parrucca, fare dei biglietti per Casablanca, riempire la sua valigia finalmente di vestiti da donna, abbandonare la parrucca e andare a cambiare sesso. E quindi scegliere l'identità che vuole. Anzi, vivere dell'identità che preferisce, forse Come cambia il è meglio. E che senso dell'identità dall'anziano al giovane, dalla città al paese? cambia le esperienze della vita di tutti i giorni, nel senso che il vecchio ha un'identità che racconta tutta la sua vita, che è 60 anni e oltre. La ragazza invece è ancora in via di scoperta, per cui si affida moltissimo alle riviste, mette il poster invece che la foto delle cose che ha più caro, alla foto dell'attore, cose inavvicinabili, però lei è ancora alla ricerca della sua identità, per cui è una ragazza che vive a Roma, ai Parioli, per cui è bombardata e vive nel pieno della società delle immagini nella quale viviamo. Per cui la sua identità forse stenta un po' ad affermarsi in qualcosa che sia diverso da quello che la TV, la televisione, le amiche, la macchina, la moda le propongono. Segue la moda, segue le griffe e si adatta e sta bene in questo suo modo di vivere. Mentre Fabrizio, che è un ragazzo di 30 anni, è un viaggiatore, per cui già il fatto di viaggiare cambia l'identità chiaramente, perché ha una mentalità, non dico più aperta, però ha visto più cose, per cui non, magari non gli interessa di avere la macchina o il jeans firmato, però ha tanti libri di viaggio, ama la fotografia, ama l'arte. E lui invece non ha avuto niente, adesso però ha il coraggio di andare avanti, di prendere la valigia e partire.